Chiara, ti è capitato mai di fare degli scherzi? Se sì, a chi e che cosa hai fatto? E ti ricordi che quella volta te ne avevo fatto uno bellissimo? Eravamo in vacanza in due posti separati e io ero col fidanzato e ti ho telefonato e ti ho detto: allora sai che aspetto un bambino? E ho recitato insomma per un bel po'. E mi ricordo. Ci avevi creduto, eh? Di brutto. L'aveva detto alla mamma, l'aveva detto a tutti. E io avevo recitato bene, devo dire, e ci avevano creduto tutti qua. Mi sentivo già zia un po'. Zia Paola, ecco. E invece volevo sapere, quali sono i tuoi hobby? Allora, i miei hobby, vabbè, quando non lavoriamo, mi piace molto fare fotografie, a volte anche quando lavoriamo. L'hobby più bello che ho, la passione più grande che ho è appunto la fotografia, cerco di dedicarmici quando ho il tempo. Mi piace moltissimo il cinema e tutto quello che riguarda le arti visive in generale, quindi appena posso vado a vedermi dei film, mi faccio anche a volte due o tre film di fila. Allora, un'altra, cioè, hai fatto tu uno scherzo? Io l'ho fatto a te. E non mi ricordo quale. Allora, avevamo organizzato una festa di compleanno a sorpresa, non so se ti ricordi. Io mi ero messa d'accordo con un po' di amici, un po' di persone, tu eri convinta che avremmo fatto una serata in Liguria, un concerto, in una caserma, ti avevo detto una cosa ignobile, sì, un concerto in una, tipo un circolo ufficiale, non mi ricordo, una cosa del genere. E eravamo partiti tutti anche con il nostro artista, tutti quanti, io convinta che avresti cantato, eccetera, eccetera, e invece di fare il nostro concerto... Ho avuto qualche sospetto, perché quando siamo arrivati ad Alassio ho detto, guarda, ma che strano, proprio sì, no, però non hai avuto sospetti veri, di la verità. No. Infatti quando mi sono ritrovata lì davanti ho detto, ma come? È vero, infatti è arrivato, c'erano tutti gli amici, hanno acceso tutte le luci della casa e lei ovviamente è scoppiata a piangere. Colpo di scena, cos'erano i 30 anni? Era il compleanno di 30. Di 30. Oh, sì, tutta la tavola imbandita, amici, festa, canzoni, bello. Bello, tanta musica. Esatto. Questo che a me. Cosa stai facendo adesso? Ma ora o in generale? Non lo so, vedi tu. Ma sto facendo tante cose, stiamo scrivendo un disco, stiamo uscendo con un disco insieme sì. Tra poco. E ho cambiato casa da poco, quindi mi sto ancora organizzando per trovarne una nuova, sono in una situazione un po' temporanea, però mi piacciono molto i cambiamenti, quindi va bene così perché sei sempre in movimento, mi piace stare in movimento. E cosa sto facendo? Mi sto divertendo, un periodo felice, un periodo bello di, non so, nuova vita, poi sta arrivando l'estate, insomma sono contenta, un periodo bello. Bene. Allora, navighi in internet? Sì, lo so. Navighiamo in internet. Ultimamente più del solito perché stiamo appunto preparando il disco nuovo, quindi abbiamo aperto una nuova sorta di sito su questo nuovo spazio che si chiama MySpace, che è molto frequentato per fortuna, dove abbiamo messo le anteprime dei nostri pezzi nuovi e del nostro disco che si chiama Second Life. Che dovrebbe insomma vedere la luce più o meno in primavera il singolo e poi tutto il resto dell'album penso a ottobre, anche se non c'è ancora una data precisa, però sì, internet è un buon mezzo per gli artisti oggi di promozionare il proprio lavoro, anche perché è un periodo di crisi molto grande che è anche venuta da internet, se vuoi, però è anche internet che in qualche modo sta veicolando nuove energie, nuovi mezzi promozionali per gli artisti, non solo i cantanti, ma gli artisti in generale. E quindi, insomma, se volete venirci a trovare, venite su www.myspace.com/Paola Chiara, senza la E. Cosa significa per te internet? Beh, in parte quello che hai detto tu prima. Mi piace internet perché si riesce a comunicare molto facilmente con le persone. Noi avendo anche un lato pubblico è bello poter comunicare con la gente
a vivo, nel senso che con MySpace, che è questo sito particolare dove ognuno oggi può avere un proprio profilo, un proprio spazio dove avere amici e comunicare, puoi mandare proprio messaggi in tempo reale, mandare dei bollettini informativi su quello che stai facendo a tutta la tua cerchia di amici, quindi questo è molto bello. Era da anni che io personalmente ero alla ricerca, insomma, di una dimensione così più umana, insomma, più vicina tra le persone, perché è una cosa che, insomma, per me è... E poi, parlando di tecnologia, è una cosa particolare, perché si pensa sempre che la tecnologia sia una cosa che un pochino non ha a che fare con l'umano, invece questi nuovi modi di comunicare invece avvicinano le persone, quindi questo è bello. Sostanzialmente per me internet è questo. Beh, mi sa che abbiamo finito. Abbiamo parlato di internet, vi ricordiamo di nuovo il sito, che è www.myspace.com/paolachiara. Salutiamo gli amici di Scherzi a Parte. Ovviamente. A questo, dopo avercene fatte passare di tutti i colori e dico di tutto, un bacio enorme a tutti gli amici di Scherzi a Parte e ci rivediamo, ahimè, forse l'anno prossimo. Da Paola e da Chiara. Ciao.